Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara e Rete 8. Oggi parliamo nei nostri 30 minuti dedicati all'approfondimento di tematiche economiche, appunto a capire esattamente come le aziende potranno adeguarsi agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente alla digitalizzazione e alla sostenibilità. È ovvio che sono implicati i fondi dal punto di vista europeo e nazionale. Ne parliamo con gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. In collegamento da remoto abbiamo Leonardo Pinna della delegazione di Confindustria presso la Unione Europea. Buonasera. Buonasera. E ancora abbiamo Francesco Astolfi, amministratore di Astolfi S.P.A. Buonasera. Buonasera. In studio invece abbiamo Alfredo Castiglione, che è il presidente di Ramses Group, tributarista e revisore legale. Buonasera. Vado subito dal nostro ospite in collegamento da Bruxelles, al quale desidero appunto chiedere quali sono gli obiettivi di Confindustria e che cosa da quella sede ci sa dire in merito all'argomento che abbiamo introdotto. Prego. Innanzitutto buonasera e grazie per l'invito. Ci tenevo a raccontarvi perché Confindustria ha una delegazione a Bruxelles. Noi siamo presenti a Bruxelles dal 1958 e siamo qui nella capitale europea innanzitutto per rappresentare gli interessi delle aziende italiane presso l'Unione Europea, a Bruxelles presso l'Unione Europea. L'importanza della nostra presenza qui a Bruxelles, l'importanza della presenza di Confindustria a Bruxelles è cresciuta di pari passo con quella che ha avuto e che ha l'Unione Europea sulla vita delle aziende. Basti pensare che oggi più del 70% della legislazione nazionale è di derivazione europea. Quindi innanzitutto la delegazione di Bruxelles è qua per un'azione di advocacy, un'azione di lobby nei confronti delle istituzioni europee. Oggi però il tema è quello dei finanziamenti europei, che è anche ciò che io tratto nella delegazione di Bruxelles. L'attività di Confindustria sui fondi europei a gestione diretta, quindi sui fondi che vengono gestiti direttamente da Bruxelles, i cosiddetti fondi diretti, è un'attività a tutto tondo. Noi seguiamo questi fondi già nel momento del negoziato, quando gli Stati membri negoziano con l'Unione Europea il quadro finanziario pluriennale, l'ammontare, l'utilizzo dei vari fondi. Noi seguiamo i vari regolamenti, ma poi facciamo anche un'azione di informazione, di assistenza e di formazione nei confronti delle nostre associazioni e per loro tramite per tutte le imprese associate. Quindi questa attività è un'attività importante che io tengo a sottolineare, che è un'attività che noi facciamo in sinergia con le nostre associazioni, perché su questo argomento la forza di Confindustria è il proprio sistema, il fatto che noi di Bruxelles, noi della delegazione, lavoriamo in strettissimo coordinamento con i colleghi di Roma, ma anche in creando delle sinergie operative con i colleghi sul territorio e nelle varie federazioni per dare la migliore assistenza a quelle imprese che decidono di intraprendere la strada dei finanziamenti europei a gestione diretta, che sicuramente non è una strada facile, sono dei finanziamenti molto competitivi a livello europeo, in cui la competizione europea è una competizione che si fa sull'eccellenza. E il sistema Confindustria da Bruxelles, ma con i territori, con le federazioni, con la Casa Madre di Roma, dà un'assistenza a tutto tondo alle nostre aziende. Grazie Pinna. Abbiamo ascoltato il quadro riassuntivo e quindi passerei a questo punto la parola direttamente a Castiglione. Abbiamo ascoltato, dottor Castiglione, non è facile
accedere in maniera proprio agevole, perché ci sono giustamente una serie di parametri da rispettare. Quali sono le opportunità concrete a disposizione delle aziende? Grazie, buonasera, complimenti per la trasmissione e per l'opportunità che ci date per far capire alle aziende abruzzesi, alle nostre imprese, quelle che sono attualmente le opportunità anche agganciandosi al PNRR, come avevi detto tu. Attualmente, diciamo, opportunità specificatamente solo per la Regione Abruzzo non ve ne sono, diverse agevolazioni a livello nazionale dove le nostre imprese possono agganciarsi, possono usufruirne. In un primo giro mi soffermo sulle opportunità legate ad esempio alle zone ZES, le zone economiche speciali, che sono attese da tantissime aziende che risiedono nelle aree industriali più importanti della nostra regione. Le zone ZES sono state istituite, sono state riconosciute per la Regione Abruzzo intorno ad agosto-settembre del 2020. Le agevolazioni ne sono tantissime, dall'autorizzazione unica, quindi da autorizzazioni amministrative molto semplificate, il commissario si è già insediato, agevolazioni di natura fiscale che sono aumentate da 50 milioni a 100 milioni, dicono una per tutte, l'acquisto di immobili, di capannoni, di immobili industriali. Si può ottenere un credito di imposta del 30% per le piccole, del 20% per le medie, del 10% per le grandi aziende. Il credito di imposta per l'acquisto di impianti e macchinari sia 4.0 che non 4.0. Vi da dire che le agevolazioni attualmente sono già usufruibili per quelle zone ZES che ricadono nelle aree 107-3C, cioè in quelle aree svantaggiate già riconosciute da tempo per la nostra regione. La Regione Abruzzo ha istituito una delibera regionale allargando anche alle aree, anche ai comuni 107.3C ricadenti nelle ZES, sempre un giro di parole, ma non è, gli addetti ai lavori capiscono a cosa mi sto riferendo, di modo che i primi del 2022, entro gennaio-febbraio, questa delibera entrerà in vigore, sarà riconosciuta dalla Comunità Europea, di modo che tutte le zone ZES della nostra regione e le imprese che ricadono nelle aree industriali possono usufruire di questi vantaggi. Immaginiamo, ripeto, l'acquisto di un capannone, di un immobile adibito ad attività industriale e commerciale, con un credito di imposta così importante, che probabilmente, questo possiamo già dire, probabilmente l'aria che tira, ecco, rifacendosi a qualche uno dice l'aria che tira, il credito di imposta dovrebbe probabilmente aumentare per la nostra regione, cioè tutto il sud dovrebbe andare al 60%, e la Regione Abruzzo per le piccole imprese a 45, è una voce di corridoio sempre più insistente. Questo anche perché il PNRR va a finanziare, e poi sarà anche il collega Storfi, penso che lo sottolineerà, andrà a finanziare i crediti d'imposta dei beni strumentali 4.0. Questo significa che questa agevolazione dall'anno prossimo diventerà un aiuto di Stato che confligge con altri aiuti. Quindi fino al 2021 alcuni aiuti, alcune agevolazioni possono sommarsi. Dal 2022 questo accumulo, questa sommatoria, molto vantaggiosa per le imprese, non ci sarà, però probabilmente aumenteranno i crediti di imposta per altri settori. Un'altra agevolazione collegata al PNR di cui le aziende sono con le orecchie tese, stanno aspettando da diverso tempo e diventerà operativa nell'arco di qualche settimana perché si attende il regolamento, vi è un decreto legge, sono i bandi relativi all'economia circolare, i bandi faro. Io mi riferisco ai quattro bandi che riguarda non gli enti pubblici, che pure sono importanti, bensì le aziende, ossia si va a finanziare con 150 milioni a bando, 600 milioni complessive, l'ampliamento, la realizzazione, l'acquisto di impianti macchinari nuovi volti al riciclo, alla logistica, alla raccolta e alla rivalutazione dei rifiuti in quattro settori particolari, che sono il RAE, turbine eoliche, pannelli fotovoltaici, carta e cartone, tessile,
e rifiuti plastici. C'è un fondo perduto interessante del 35%, questo fondo perduto aumenta di 20 aziende per le piccole imprese, di 10 punti per le medie e grandi aziende, di 15 punti per le imprese della 107.3C, di alcune, quindi ricadono, per chi ricade ad esempio nelle zone ZES o per chi è in un'area 107.3C svantaggiati, sono una serie di comuni, inutile che li dico, sono una serie di comuni. Quindi si può arrivare anche ad un contributo del 70%, dal 35 al 70% per la piccola e per la media impresa dal 35 al 60% di fondo perduto. È una iniziativa importante che va nella giusta direzione, ossia il green, il riciclo, il riuso, digitalizzazione e quant'altro. Perfetto Castiglione, che fino adesso ha parlato di ZES e adoperando l'acronimo, noi abbiamo più volte nel corso della stagione precedente affrontato questo tema, parliamo di zone economiche speciali. E, ha chiamato anche in qualche modo in causa Stolfi, che è in collegamento con il quale vorrei adesso parlare, perché il dottor Castiglione ha fatto riferimento più volte al credito d'imposta in vari settori e ambiti, e con lei vorrei approfondire che cosa è previsto per quanto concerne l'innovazione e la ricerca. Prego Astolfi. Sì, buonasera e grazie per l'invito a questo incontro. Ora, per parlare di ricerca e sviluppo, diciamo, noi come società esistiamo dal 1980 e i fondi per le attività di ricerca e sviluppo ci sono più o meno sempre stati, cioè l'Italia ha sempre finanziato attività di ricerca e sviluppo, anche se mettendo a disposizione fondi un pochino, diciamo, inferiori rispetto a quello che hanno fatto gli altri paesi dell'Unione Europea. Comunque, a partire dalla legge 46 dell'82, legge 317 del 91, la 140 del 97, la 297 del 99, si è sempre susseguito qualche strumento per cui le imprese italiane hanno sempre potuto beneficiare di qualche incentivo che ha finanziato la ricerca. Ultimamente si è assistito a un passaggio, diciamo, da quelli che erano strumenti che noi chiamiamo valutativi, ossia che venivano valutati preventivamente dal Ministero prima di erogare l'incentivo, si è passato a questo tipo, diciamo, di incentivazione, a un'incentivazione di natura automatica, ossia l'azienda predispone una serie di documentazioni che conserva e poi, diciamo, sulla base dei documenti, senza presentare nessuna richiesta di contributo a enti, ministeri o regioni o altre strutture, automaticamente utilizza il beneficio che appunto il credito fiscale a cui si faceva riferimento prima, ossia un credito d'imposta che viene compensato direttamente sul modello F24 con cui le aziende vanno poi a beneficiare per pagarne magari i contributi dei dipendenti, l'IVA, le ritenute del conto. Quindi, diciamo, si è spostati su un automatismo. È chiaro che si è poi, diciamo, cioè questa forma automatica, sebbene ha i suoi effetti positivi nel momento iniziale, però abbiamo visto che ci sono state ripercussioni pesanti da parte di controlli effettuati ex post da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi sotto questo aspetto, diciamo, ci sarebbe molto da dire sulle procedure di controllo attuate su questo credito d'imposta. Ad oggi, diciamo, gli unici strumenti per quanto riguarda la ricerca e sviluppo operativi sono appunto questo credito d'imposta, e speriamo tutti in questo nuovo PNRR che ci dia, diciamo, qualche risorsa e qualche strumento per finanziare quelli che sono invece gli incentivi valutativi che saranno pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, e faccio riferimento al vecchio Fondo Crescita Sostenibile, che è un bando, uno strumento che ha già operato nel passato e che tutti auspichiamo che ridiventi operativo, perché è sicuramente uno strumento che dà più certezza e più tranquillità alle imprese. Quindi per parlare di ricerca, e poi qui concludo, ad oggi abbiamo due strumenti a livello nazionale: questo credito d'imposta ricerca e sviluppo, che è stato rifinanziato
addirittura fino al 2032, con chiaramente intensità di aiuto più basse rispetto alle attuali. Parliamo per la regione Abruzzo di un 25, 35, 45% di credito d'imposta rispetto alla spesa sostenuta. In futuro ci sarà una riduzione, adesso si parla di un 10, di un 20%, ma questo sarà da valutare. Però, ripeto, siamo in attesa della partenza di questo PNRR che ci dia un po', diciamo, di respiro su questi progetti del Ministero che secondo me sono quelli che veramente incentivano attività di ricerca e sviluppo perché hanno anche un respiro temporale più ampio, si parla di progetti che possono durare anche 3 anni e che effettivamente, insomma, finanziano l'attività di ricerca. Poi magari se ci sarà per me una seconda domanda, vorrei fare un attimo il punto della situazione su quella che è la situazione attuale dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo messi un po' sotto la lente di ingrandimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi per ora mi concludo e poi sono a disposizione per altre domande. Grazie Astolfi, sicuramente sì, ci sarà modo di approfondire questa tematica. Adesso vorrei dare la parola a Pinna per capire in maniera un pochino più approfondita dal punto di vista della programmazione e che cosa è stato disposto dalla Unione Europea. Prego. Grazie. Colgo spunto da quello che dicevano i colleghi nelle loro precedenti relazioni. A livello europeo forse non ci sono mai state tante risorse come in questo periodo. Siamo all'inizio di una programmazione che è partita a gennaio di quest'anno, che mette sul tavolo in totale oltre 1.800 miliardi di euro. Questo che cosa vuol dire? Che accanto al quadro finanziario pluriennale si aggiungono quelle risorse del Next Generation EU, in cui una parte vanno a livello nazionale, è vero, lo spiegavano prima i relatori che mi hanno preceduto. Una parte invece va a potenziare quei programmi che a livello europeo vengono finanziati già dal quadro finanziario pluriennale. E se parliamo di ricerca e innovazione, a livello europeo abbiamo il programma più importante, un programma molto conosciuto dalle imprese che si chiama Horizon Europe, che succede al programma Horizon 2020, con un budget di oltre 90 miliardi di euro. Questo è un programma molto importante, sicuramente un programma competitivo, è un programma che però permette alle aziende di fare attività di ricerca, ma è sempre più anche attività di innovazione. Sono sempre di più i progetti finanziati che vanno close to market, quindi progetti che l'Unione Europea finanzia per portarli sul mercato. Devo dire che questa è una delle novità più importanti di questa programmazione. Ad esempio, per la prima volta l'Unione Europea, attraverso il cosiddetto Consiglio Europeo dell'innovazione, l'European Innovation Council, finanzia le start-up e le PMI attraverso finanziamenti addirittura in equity, cosa che prima non succedeva, proprio per accelerare l'immissione nel mercato di prodotti innovativi. Accanto all'Horizon Europe, che è sicuramente il programma con la dotazione finanziaria più importante, ci sono altri programmi che le imprese italiane in passato hanno utilizzato, io sono convinto utilizzeranno tanto in questa nuova programmazione. Penso ad esempio al programma LIFE, che è, per venire anche al tema della trasmissione di oggi, è il programma europeo che finanzia la sostenibilità, i progetti che hanno a che fare con l'ambiente e con il clima. Qui l'Italia ha sempre partecipato molto bene, basti pensare che insieme alla Spagna siamo tra i maggiori beneficiari di questo fondo e anche qui le aziende hanno l'opportunità di presentare progetti cosiddetti dimostrativi, quindi progetti che veramente portano la ricerca e l'innovazione in azienda.
Abbiamo poi delle novità rilevanti che partono da quest'anno. Penso ad esempio al programma Digital Europe, che l'Unione Europea ha pubblicato veramente recentemente, il mese scorso. Sono aperti adesso i bandi e attraverso questo programma, che ha un budget di oltre di 7 miliardi, circa 7 miliardi e mezzo, verrà finanziata la rete dell'European Digital Innovation Hub. La rete dell'European Digital Innovation Hub, che permetterà alle aziende di avere dei punti di contatto sul territorio che possono assistere le aziende nella transizione digitale. Avete visto che nel mio breve intervento io ho nominato spesso la parola sostenibilità e la parola digitale. Sono quelle che l'Unione Europea chiama Twin Transition, le transizioni gemelle. E la cosa interessante di questa programmazione è che è veramente orientata a finanziare queste due transizioni e a finanziarle in maniera importante, sicuramente attraverso un contributo che deve essere completato da quelle che saranno le azioni che metteranno in piedi i paesi, gli stati membri, anche attraverso, ma non solo, il piano nazionale di ripresa e di resilienza. Grazie Pinna, un quadro veramente molto esaustivo che vorrei potesse in qualche modo declinare in chiave regionale il nostro ospite Castiglione qui in studio per parlarci anche di alcune risorse destinate a comparti che hanno sofferto non poco durante il periodo che in qualche modo speriamo poter dire e ci stiamo lasciando alle spalle. Stiamo parlando del comparto turistico, stiamo parlando ad esempio anche dell'imprenditoria femminile. Che cosa è previsto in chiave PNRR per questi settori e non solo? Prego Castiglione. Certo, c'è previsto qualcosa che bolle in pendola, c'è e ce n'è tanto. Io mi auguro che tutto il PNRR sia speso, ma come ha detto Draghi, sia speso tutto, ma più che altro sia speso meglio e sia speso bene. Perché spenderlo tutto, si può anche spenderlo tutto, poi bisogna vedere le giuste ricadute sul territorio e qui anche il sistema bancario, anche la finanza ordinaria deve fare del suo. Dobbiamo immaginare che PNRR non è che ti va a coprire il 100%, quindi anche la finanza ordinaria, che deve stare a fianco dei piccoli imprenditori, che è l'ossatura portante della nostra economia, per poter spendere al meglio il discorso del PNRR. Dicevi le strutture alberghiere. Mentre nel precedente intervento l'economia circolare, i bandi possono essere già iniziare ad essere presentati, il bando scade nel mese di febbraio, i primi di febbraio del 22, il decreto legge che ha istituito, il famoso perché sta diventando oramai piuttosto atteso dalle strutture alberghiere, il credito d'imposta dell'80% che riguarda le strutture alberghiere, sta per uscire invece il regolamento, pure questo dovrebbe essere a momenti, in Italia sempre a momenti, speriamo che sia rispettato la tempistica. E qua riguarda tutte le imprese alberghiere, gli agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, stabilimenti balneari, complessi termali e quant'altro, porti turistici. E si compone di un fondo perduto che può arrivare fino a 100.000 euro in base se l'intervento prevede ad esempio la digitalizzazione, se prevede una innovazione nei comparti della rivisitazione e nell'ammodernamento della propria struttura, se vi sono, se vi è o meno la prevalenza di giovani o di donne, oppure se si è nel centro-sud. Si può arrivare fino a un massimo di 100.000 euro di fondo perduto, che si abbina ad un 80% di credito d'imposta che va a premiare tutti gli interventi di manutenzione, efficientamento, potenziamento delle proprie strutture turistiche. L'handicap di questo bando è la dotazione, bisogna dirlo perché se no facciamo un'attesa. Mi auguro, spero che venga implementato, perché parliamo sì fino al 2025, ma parliamo di una dotazione media annuale di circa 100 milioni per tutta Italia. 100 milioni per tutta Italia, non dico che è un terreno all'otto, io le persone mi conoscono che parlo piuttosto apertamente, speriamo e mi auguro che possa essere, perché la misura è ottima. Poi
però occorre che sia maggiormente potenziata dal punto di vista della dotazione finanziaria. Poi vi è un fondo rotativo per quanto riguarda il turismo, vi è un fondo di garanzia, altre misure che vanno a finanziare a tasso zero. Per quanto riguarda l'imprenditoria femminile, anche qui è uscito il decreto legge e si aspetta il regolamento, sarà pure per uscire, riguarda quelle aziende in cui il 60% al minimo deve essere formato da donne, per imprese sia per il rafforzamento di aziende già esistenti, per le imprese che già esistono, e sia per l'avvio di nuove aziende. Quindi per le nuove aziende, per le nuove imprese, vi è un fondo perduto che può arrivare massimo a 100.000 euro e copre fino all'80%, con un massimo di 50.000 euro di fondo perduto. Se l'intervento è fino a 250.000 euro, la copertura è del 50%. Poi l'altro comparto riguarda le aziende che hanno massimo 3 anni e copre fino a 400.000 euro con un 50%, e le aziende che hanno oltre i 3 anni di vita, quindi possono partecipare anche aziende che già esistono sul territorio da diverso tempo, hanno un mix tra fondo perduto e tasso zero. Anche qui, ripeto, si aspetta il decreto attuativo, cioè il decreto legge sta per uscire il decreto attuativo. Una misura invece sulla digitalizzazione specifica, la SIMEST, che ha prorogato fino a fine maggio del 2022 la realizzazione, l'acquisto, investimenti in strutture tecnologiche, programmi informatici, contenuti altamente digitali per quelle aziende che hanno almeno il 10% di esportazione, e copre un fondo perduto del 40% fino alle imprese del sud, e l'Abruzzo ci rientra tranquillamente, o il 25% per tutte le altre regioni. Quindi un'azienda che deve fare un investimento in un macchinario, in un impianto, una tecnologia digitalmente evoluta, la vuole ristrutturare la propria azienda, fa almeno il 10% di esportazione, può utilizzare questa misura. Questa è un'altra misura interessante. Vogliamo avviarci alla conclusione, perché vorrei... Sì, ci sono poi altre misure che già esistono, che stanno per essere ripotenziate, tutto il comparto di Invitalia e quant'altro, però ripeto, mi auguro che anche la finanza ordinaria faccia del suo, e quindi questa trasmissione serve anche per sensibilizzare il mondo bancario, che deve essere a fianco al mondo imprenditoriale per utilizzare al meglio e al massimo, nel miglior modo possibile, il PNRR. Grazie, e questo è un criterio che assolutamente condividiamo, infatti nei nostri spazi ci dedichiamo a queste sinergie che devono essere assolutamente sfruttate per poter parlare di crescita in senso effettivo. E io vorrei adesso passare la parola ad Astolfi, che voleva fare un intervento relativo ai controlli dell'Agenzia delle Entrate. Questo è molto importante, abbiamo sentito qui in studio, diceva Castiglione, che ci sono tanti lavori in itinere, però ci sono anche tante, giustamente, regole da dover rispettare. Prego Astolfi. Sì, infatti, ecco, appunto, in merito al credito d'imposta ricerca e sviluppo, come vi dicevo prima, questo è un incentivo automatico, quindi in sostanza l'azienda predispone dei documenti e fa in compensazione e utilizza il credito. Le verifiche su questi crediti d'imposta il Ministero dello Sviluppo Economico le ha delegate all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, quando ha cominciato a fare queste verifiche, non ha fatto verifiche come sarebbe stato giusto fare di natura amministrativa, che sarebbe la loro, diciamo, competenza. Sono entrati un po' nel tecnico del progetto e quindi che hanno fatto? Hanno recepito come definizione di ricerca e sviluppo il cosiddetto manuale di Frascati. Quindi è successo che nel 2019 l'Agenzia delle Entrate ha detto i progetti sono di ricerca se rispettano 5 requisiti del manuale di Frascati, con effetto retroattivo, quindi per tutte le pratiche che hanno beneficiato dei crediti d'imposta, quindi a partire dalla annualità 2015. Quindi è successo che nel 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fatto delle revoche di crediti d'imposta basando il concetto di ricerca e sviluppo su un manuale che non era stato mai menzionato prima e che riporta, diciamo, degli aspetti tecnici di ricerca e sviluppo
che sono molto, molto, molto più stringenti rispetto a quello che era il concetto di ricerca e sviluppo agevolabile da questi crediti d'imposta. Quindi che è successo? Che l'azienda che nel 2015, nel 2016, nel 2017 ha beneficiato del credito, poi se l'ha visto revocare perché l'Agenzia delle Entrate ha mandato un atto di recupero sulla base di osservazioni tecniche di cui proprio non ha competenza, perché non sono né ingegneri né laureati in chimica, in fisica, cioè sono prevalentemente impiegati amministrativi che hanno una, diciamo, competenza prevalentemente di natura amministrativa. Questo ha creato un disastro, perché in sostanza quando l'Agenzia fa il recupero, emana il cosiddetto atto di recupero che prevede non solo il rimborso da parte dell'azienda del credito di cui ha beneficiato, ma anche una sanzione pari al 100%. Quindi se uno prende 50 deve restituire 100. Inoltre, se il credito d'imposta utilizzato supera 50.000 euro, c'è anche la responsabilità penale dell'amministratore. Quindi questo... Astolfi, per concludere, perché il tempo a disposizione sta finendo, giusto una battuta perché è un tema veramente delicato. Sì, per concludere, poi sarà fatta una sanatoria, però sarebbe auspicabile che se questi sono i principi da rispettare, sarebbe idoneo che venissero rispettati dal 2019 in avanti, e per quello che è stato fino a per prima, l'Agenzia delle Entrate deve accettare quei progetti come innovativi, perché a tempo lo erano, e non creare problemi e paure, perché se no il credito, questo strumento, diventa, non viene più utilizzato dalle imprese per paura, rimarrà un incentivo sulla carta a cui le aziende difficilmente torneranno ad avvicinarsi. E sarebbe un vero peccato. E come vedete, un argomento di cui sicuramente in futuro torneremo a parlare, perché, come ho detto prima, è tutto in itinere, in divenire, quindi sicuramente ci sarà modo di poterlo riaffrontare. Io ringrazio gli ospiti che sono stati insieme a noi, quindi saluto Leonardo Pinna e Francesco Astolfi. Buonasera. Buonasera, grazie. Ringrazio il dottor Alfredo Castiglione qui in studio. Buonasera, grazie. Ovviamente i nostri telespettatori, ringrazio per la regia e le riprese Andrea Di Fabio e Francesco Berardinelli, e vi do appuntamento lunedì prossimo alle ore 22.